Io sono qui a nome del Partito Democratico, come segretario del Partito Democratico, per dire in modo chiaro, molto forte, molto netto, perché i prossimi 10 giorni saranno 10 giorni di impegno totale del PD, perché il 31 maggio vinca Enzo De Luca. Al di là delle valutazioni, Salerno è una città che in questi anni è come stata governata. Entriamo nel merito delle proposte. Io ho una tesi, che vorrei che fosse la tesi degli ultimi giorni di questa campagna elettorale. Se la campagna sarà amministrata nei prossimi anni come è stata amministrata a Salerno, il PIL del nostro paese crescerà tra lo 0,5 e l'1%. E vorrei che fosse questo l'argomento di discussione, non perché è importante per Salerno, e nemmeno perché è importante per la campagna, ma perché è decisivo per l'Italia. Al lavoro perché la vittoria delle prossime elezioni non sia soltanto una vittoria in cui dire ciao Enzo, vai a fare il presidente della regione, bene PD che hai vinto, ma sia le elezioni in cui ciascuno di voi, guardando in faccia ai propri figli, possa dire ok, questa è anche la mia vittoria, questa regione la rimetto in moto anch'io.